De Gustibus, trattoria di mare e non solo, tante prelibatezze che potrete gustare qui all'interno del centro commerciale Mongolfiera. C'è davvero un'ampia scelta e adesso raggiungiamo la cucina. Buongiorno. Siamo in compagnia dello chef, appunto, che si occupa di preparare questi deliziosi piatti che troviamo qui all'interno di De Gustibus, trattoria di mare e non solo. E adesso il nostro chef ci mostrerà proprio dal vivo come si realizza un secondo, giusto chef? In questo momento stiamo preparando un filetto di orata gratinato al pistacchio, di crosta di pistacchio. In crosta di pistacchio, eccolo qui. Gamberoni. E dei gamberoni che stanno proprio per uscire in questo momento, appena addirittura pancettati con la paprika, eccoli qui. Stiamo impiattando perché l'impiattamento è essenziale anche, giusto? L'occhio è la vista è il primo senso che sviluppiamo. Mi avvicino senza intralciare ovviamente il lavoro dello chef, che ci vogliamo presentare, chef, se non la disturbo. Mimmo. Eccolo qui. Ci mettiamo un tocchettino di glassa di balsamico e il piatto è pronto. È un filetto di orata gratinato al pistacchio con dei gamberoni Santa Lucia, pancetta alla paprika. Perfetto, allora chef, vedendolo così sembra facilissimo, in realtà non è poi così facile, perché pulire i gamberi è una cosa che spesso sbagliamo, giusto? Vogliamo dare qualche indicazione? Allora, intanto è un'orata aperta, divisa in due e spinata. Dopodiché i gamberoni vengono sgusciati soltanto dalla parte della coda, vengono pancettati con o del lardo di colonnata o della pancetta e vengono infornati con una gratinatura di formaggio, pistacchio, e il tutto poi viene per 20 minuti in forno. Dopodiché il piatto è pronto. Quindi in un mondo dove si va sempre di fretta, quanto ci vuole per cucinare questo piatto, che tra l'altro è molto bello anche alla vista? Allora, nella preparazione ci vuole un 10 minuti per sfilettare l'orata e pulire i gamberoni, dopodiché nel forno con 15 minuti il piatto è praticamente pronto. Quanto tempo prima si può realizzare? Va mangiato caldo necessariamente? In questo momento sta per uscire e quindi è praticamente pronto, questo è stato preparato un quarto d'ora fa. Perfetto, quindi posso ovviamente assaggiarlo?